Guarda, Tiki, con quest'app avrò subito la pronuncia corretta. Benvenuto a casa mia, mi chiamo Marinette. 欢迎来到我的家，我的名字叫马里内特。 欢迎来到我家，我的名字叫马里内特。 No, non è così. 欢迎来到我的家，我的名字叫马里内特。 Brava, Marinette! Sono nervosissima. Tu credi che gli piaceranno? Certo, sono carini. Carini non basta. Devono essere perfetti. Lo zio di mia madre è un cuoco di fama mondiale e ha dei gusti speciali. Tutto deve essere al top, capisci? È lui! Su, nasconditi. Ciao. Benvenuto Marinoi, io sono Danette. No, cioè, benvenuto da noi, io sono Marinette. No, in mandarino. 欢迎来到我家. No, aspetta. Benvenuto a casa mia, mi chiamo Marinette. Oh, è così imbarazzante. 欢迎来到我的家，我的名字叫马里内特. Oh, 这可真差劲。 Alia, devi aiutarmi. Non so che cosa fare. Lo zio di mia madre è appena arrivato. Non so il cinese. Ti prego, ho davvero bisogno di te. Rilassati, Marinette. Credo di avere la soluzione. Aspetta 2 secondi. Oh, grazie, sei fantastica. Quale soluzione? Oh? Oh? Oh. Ciao, Marinette! Adriano, ma perché sei qui? Mi ha chiamato Alia. Mi ha detto che hai bisogno di qualcuno che parli cinese. E così eccomi qua, al tuo servizio. No, volevo dire sì. Dov'è Alia? Zhengxifu, Ceceniti, Zelai Palima? Bu, wo 30年前曾经来过这里. 你说一口流利的中国话. Oh, sì, Cheng Shifu. Io parlo male tua lingua, tu parli molto buon cinese. Ah, credevo non parlasse la nostra lingua. Oh, ma anch'io. Oh no, molto male, io non parlo tanto bene. Fin dall'inizio del nostro concorso, il più grande chef del mondo, si sono susseguiti cuochi da ogni luogo per presentare le loro creazioni. Chen Sifu, è una gioia e un onore accoglierla alla finale di questa trasmissione. Oggi potrà confrontarsi con gli altri cuochi che hanno gareggiato finora. Soltanto uno si aggiudicherà il titolo di migliore chef del mondo e il suo piatto vincente verrà inserito nel menu speciale dell'Hotel Grand Paris. Ci dica, Chen Sifu, quale piatto ha deciso di realizzare oggi? Il mio piatto sarà la zuppa celeste. Wow! Ma quale onore! La sua zuppa celeste è leggendaria e oggi finalmente potremo assaggiarla! Desidera che l'accompagni, Chen Sifu? No, grazie, Adrian. Non serve parlare in cucina. Grazie, Adrian. Mi dispiace tanto di averti disturbato per niente. Ero convinta che non parlasse la nostra lingua. Non preoccuparti, Marinette. È stato bello fare pratica con il cinese, soprattutto con un Sifu. Un Sifu? Significa maestro in cinese e tuo zio è un gran maestro. Oh, ma guarda un po' chi c'è! La mia amica preferita, Marinette Dupin Chen! Fammi capire, tuo zio cinese crede veramente di vincere il concorso con una zuppa? È roba da vecchi! Ma dai, non può preparare del sushi come tutti? I giapponesi fanno il sushi, Chloe. Chen Sifu è cinese. Senza contare che se fosse come tutti, mio zio non sarebbe uno degli chef più famosi. La sua zuppa è straordinaria. Beh, io detesto la zuppa. E quindi? Non lo sai, faccio parte della giuria, quindi non avrà mai il mio voto favorevole. Ah sì? Beh, lui non ha bisogno del tuo voto per vincere, gli altri avranno un gusto migliore del tuo. Oh no, scusa, tu non hai gusto, basta vedere come ti vesti. Come osi parlarmi in questo modo? Hai appena commesso un grosso sbaglio.